Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. Slitta la decisione della Corte Costituzionale sui ricorsi effettuati dalle regioni di centrosinistra, tra cui anche la Puglia, sull'autonomia differenziata. La Corte dovrà comunque esprimersi entro la metà di dicembre. Si dovrà attendere ancora qualche settimana per sapere la decisione della Corte Costituzionale riguardo alla legge sull'autonomia differenziata. La maxi udienza, iniziata questa mattina a Roma dopo i ricorsi delle regioni di centrosinistra, ovvero Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, porterà ad una sentenza che dovrà essere necessariamente depositata entro metà dicembre, quando la Cassazione deciderà sull'ammissibilità dei referendum abrogativi. Ma io sono fiducioso perché è evidente che si tratta di un provvedimento che crea diseguaglianze molto gravi e mette le regioni meno ricche in difficoltà rispetto alle regioni più ricche. Quindi proprio una lesione del principale, una delle principali norme della Costituzione, che è l'articolo 3, ma ovviamente ce ne sono anche altri. Tutte le regioni del centrosinistra, che hanno definito la legge sull'autonomia differenziata come spacca Italia, nel ricorso hanno posto l'attenzione della Corte soprattutto sull'interpretazione dell'articolo 116 in relazione all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Il nostro ricorso è ben scritto, dopodiché si tratta di dare all'autonomia differenziata il carattere dell'uguaglianza, perché nessuno si è mai opposto a dare più poteri alle regioni, anzi siamo anche d'accordo, ma questi poteri devono essere uguali, garantiti da un unico provvedimento del Parlamento, possibilmente con la norma ordinaria, il 138 della Costituzione, e non invece con il rito abbreviato per cambiare la Costituzione, che è il 116,3, che è basato non su un pronunciamento del Parlamento, che può solo dire sì o no alle intese che vengono stabilite volta per volta tra singole regioni e il governo. Questo sistema non funziona. Mazzette in cambio di appalti, in manette tre dirigenti e funzionari dell'ASL di Bari. Un meccanismo ben rodato, quello scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha portato all'arresto di 10 persone, di cui 3 dirigenti e funzionari dell'azienda sanitaria di Bari, per i reati di associazione a delinquere, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. 17 complessivamente gli indagati. Una vera e propria associazione a delinquere che sarebbe stata ideata e guidata da Nicola Sansolini, 64 anni, ingegnere e direttore dell'area tecnica dell'azienda sanitaria barese, che avrebbe affidato a imprenditori amici, in cambio di regali e favori, numerosi appalti per la manutenzione dei nosocomi baresi, come il reparto destinato ai detenuti dell'ospedale San Paolo. In carcere sono finiti anche Nicola Iacobellis, responsabile dell'edilizia sanitaria della ASL Bari, e Concetta Scianimanico, funzionaria dell'UOC Area Gestione Tecnica della ASL Bari. I 3 dirigenti sanitari avrebbero percepito fino a 30.000 euro per l'assegnazione degli appalti. In alcuni casi avrebbero ottenuto regali in natura, come ad esempio una borsa firmata da 2.100 euro per la moglie di Iacobellis o lavori di falegnameria da 7.000 euro a casa dell'ingegnere e della moglie, anch'essa finita ai domiciliari. Oltre al denaro ci sono cassette di frutta e verdura, confezioni di vino e olio per ottenere dal direttore Sansolini l'aggiudicazione nel settembre 2021 di un appalto da 563.000 euro per la riqualificazione antincendio di un ambulatorio dell'ASL di Bari in via Cotugno. L'inchiesta del procuratore Roberto Rossi e della PM Savina Toscani è stata affidata al nucleo della Polizia Economico-Finanziaria della Finanza. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal GIP Giuseppe Ronzino. Le intercettazioni sono durate quasi un anno, l'attività criminosa è stata continua, ovviamente secondo la nostra verifica attuale, che poi dobbiamo vedere cosa poi i giudici diranno dopo, è stata continua un anno, ma dalle intercettazioni risulta che era già risalente nel tempo. Alcune delle persone arrestate erano già state coinvolte in indagini collegate alla sanità. I finanzieri stanno tuttora conducendo numerose perquisizioni.
e il Consiglio regionale della Puglia ha approvato singolarmente i 4 disegni di legge per altrettanti debiti fuori bilancio, ma le frizioni nella maggioranza di centrosinistra continuano. Inizialmente infatti i debiti fuori bilancio erano stati accorpati attraverso un emendamento, ma al momento del voto su 29 presenti soltanto 25 sono stati quelli favorevoli, 3 astenuti e un contrario, quindi l'emendamento è stato respinto non avendo ottenuto la maggioranza assoluta necessaria. Successivamente i debiti fuori bilancio sono stati riproposti, ma singolarmente con 26 voti a favore, sono stati approvati, ma la prima bocciatura è appunto un segnale che i mal di pancia nel centro-sinistra non sono ancora stati superati. E stamattina Raffaele Fitto, candidato italiano alla vicepresidenza esecutiva per coesione e riforme della Commissione europea, ha tenuto l'audizione al Parlamento europeo, illustrando la sua visione per una politica di coesione più forte e multilivello. Martedì a Bruxelles è la giornata delle audizioni parlamentari per i vicepresidenti designati della Commissione europea. Il primo a intervenire è stato Raffaele Fitto, candidato italiano alla vicepresidenza esecutiva per coesione e riforme della Commissione di Ursula von der Leyen. Con un passato significativo nel Parlamento europeo, dove ha servito dal 1999 al 2000 e poi dal 2014 al 2022, Fitto è stato anche copresidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei dal 2019. Attualmente ministro per gli affari europei, il sud, la politica di coesione e il PNRR nel nostro paese. 5 years ago I remember sitting among you. Ha dichiarato durante il suo intervento: 5 anni fa ero seduto tra di voi, ricordo il mio viaggio politico da locale a nazionale a Bruxelles, ho sempre lavorato per un'Europa più forte, è un onore per me e sono pronto a mettere tutta la mia esperienza al servizio della Commissione. Fitto ha evidenziato l'importanza della coesione, sottolineando che per la prima volta un vicepresidente esecutivo riceve tale incarico a dimostrazione della rilevanza di questa politica nel nuovo mandato. Poi, nel rispondere alle domande, ha richiamato la sua esperienza locale nel Consiglio regionale pugliese, proponendo una politica di coesione articolata su 3 punti fondamentali. La seconda considerazione è il ruolo delle regioni. Lei parla con chi ha vissuto 16 anni della sua esperienza politica in un consiglio regionale, in un Parlamento regionale. Ho fatto il presidente della regione. La mia regione è una delle regioni più importanti dal punto di vista dell'essere beneficiari della politica di coesione. Quindi il mio approccio è assolutamente positivo in questo senso. E per concretizzarlo le dico che uno dei primi incontri che io ho tenuto è stato quello con il presidente del Comitato delle Regioni d'Europa, che io nelle settimane scorse ho chiamato, ho chiesto a lui un incontro per iniziare ad accordarmi con lui. Penso che le regioni e le autonomie locali siano il perno centrale dell'attuazione di queste politiche, soprattutto se noi vogliamo dare una risposta sul fronte della politica tagliata su misura, basata sulla conoscenza specifica dei territori. In Puglia è arrivato il 46esimo treno elettrico regionale di Trenitalia, meno emissioni e più servizi per i clienti. Consumi energetici ridotti del 30%, rumori e vibrazioni minimizzati e molti servizi a bordo. La Regione Puglia dà il benvenuto al 46esimo treno elettrico regionale di nuova generazione che completa la flotta nell'ambito del piano di investimenti di Regione Puglia e Trenitalia con l'obiettivo di arrivare a 50 treni entro il 2025. Questo è un lavoro che è stato fatto ovviamente nel tempo, ma che consente sia a chi lavora ma anche ai turisti, che apprezzano molto questi treni per godere di tutte quei punti di vista che non sono visibili dalle grandi strade, dalle automobili, e quindi per noi è un elemento di grande felicità, perché in questo modo abbattiamo il traffico automobilistico che è purtroppo sempre molto pericoloso. A bordo
bordo ci sono 500 posti a sedere, 8 stalli per le bici, bagno attrezzato, prese di alimentazione per PC, tablet e cellulari e un'illuminazione LED di ultima generazione. È una promessa mantenuta per Trenitalia. Abbiamo sottoscritto con la Regione Puglia un contratto che prevedeva tanti investimenti e 46 treni. Sono arrivati tutti, sono arrivati nei tempi. Era un importante investimento da parte di Trenitalia ma anche da parte della Regione e poi si sono aggiunti anche ulteriori fondi europei o fondi PNRR. L'obiettivo è raggiungere un livello sempre più alto nella sostenibilità dei trasporti, migliorando al tempo stesso accessibilità e intermodalità. Stiamo investendo non solo sul ferroviario, anche sulla gomma, proprio perché vogliamo rinnovare tutto il parco mezzi, proprio perché riteniamo che l'elemento fondamentale, che è quello della tutela dell'ambiente, sia uno degli aspetti importanti che viaggia a fianco della tutela al diritto alla mobilità. Matera, giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Vediamo la cerimonia nella città dei Sassi. Un segno visibile della riconoscenza nei confronti di coloro che hanno sacrificato la loro vita per difendere i diritti fondamentali dell'uomo, la democrazia, la pace, la sicurezza e la libertà dei popoli. Anche Matera ha celebrato l'anniversario dell'attentato di Nassiriya nella giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. La ricorrenza è stata istituita con la legge 162 del 12 novembre 2009 e ricorda soprattutto quel tragico colpo alla base italiana in cui nel 2003 morirono 28 persone, di cui 19 italiani, tra cui 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili, oltre a 9 iracheni. Le associazioni combattentistiche e d'arma, col sostegno dell'amministrazione comunale della città dei Sassi, hanno ricordato i caduti di quella strage, al fine di rinnovare l'impegno di tutti per la pace, evidenziando il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per difendere la patria. Un messaggio di pace che è testimoniato dal sacrificio di questi uomini, perché i nostri militari che sono impegnati nelle missioni militari si chiamano missioni militari di pace, cioè proprio per questo. E la peculiarità in quel contesto dell'Arma dei Carabinieri è stata quella di portare la prossimità ai cittadini e l'impegno per la pace, che è, diciamo, una delle caratteristiche dell'Arma dei Carabinieri, che è stata esaltata con dolore, ma esaltata in questa vicenda. Speriamo questo sacrificio, ecco, non sia vano, però purtroppo assistiamo oggigiorno a scenari di guerra che invece di diminuire stanno purtroppo aumentando. È un nostro preciso dovere ricordare alla popolazione materana il sacrificio di questi eroi. È importante questo ricordo per trasmettere proprio questo messaggio di pace e far sì che i nostri giovani non soffrano il freddo, la fame, perché la guerra non è mai bella. È un momento di guerra, è un momento molto cruento, di un inasprimento dei conflitti, è un invito ancora di più alla pace. E a noi anche da Matera vogliamo rivolgere e alzare la voce perché ci possa essere la pace nel mondo. Nuovi lavori in arrivo nell'aeroporto di Bari. Un finanziamento da 70 milioni di euro è stato approvato questa mattina in sala giunta del comune. Nuovi interventi e lavori in arrivo per rendere l'aeroporto di Bari ancora più efficiente. Sono stati infatti stanziati ben 70 milioni di euro che puntano a rendere più semplice l'accesso all'aeroporto, cercando di migliorare la viabilità, decongestionando il traffico che spesso si crea all'ingresso dalla statale 16. Ma non solo, i lavori infatti permetteranno anche un efficientamento energetico, oltre ad un adeguamento antisismico. La decisione è arrivata
dopo l'incontro a Palazzo di Città tra la giunta comunale del capoluogo pugliese e i vertici di Aeroporti Puglia, che hanno approvato un finanziamento iniziale da 6 milioni di euro per la realizzazione di un ingresso alternativo all'unico ad oggi esistente tramite un bypass che collegherà l'aeroporto con il quartiere San Paolo, Modugno e Bitonto. Il comune di Bari dovrà provvedere ora degli espropri in alcune aree utili per portare a termine i lavori. Abbiamo tutto l'interesse a offrire migliori servizi per collegare l'aeroporto con la città, ha detto il sindaco di Bari Vito Leccese. Stiamo aprendo alle nuove licenze per aumentare le autovetture del servizio taxi nei pressi dell'aeroporto e della stazione ferroviaria, valutando al contempo un ampliamento dei servizi di trasporto pubblico. Gli fa eco anche il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, che ha aggiunto che questi interventi sono fondamentali per la crescita del tessuto economico del capoluogo pugliese. Crisi idrica in Basilicata, arriva l'unità di crisi, vediamo. Dobbiamo avere l'acqua sporca, non lo vedo proprio, con tanta acqua che c'è acqua in Basilicata. In attesa di piogge consistenti si procede con le misure alternative di approvvigionamento idrico sullo schema Basento-Camastra, dove per mancanza di acqua è stata confermata almeno fino a domenica 17 novembre l'interruzione notturna del servizio in 29 comuni compresa la città di Potenza. A margine dell'unità di crisi in Regione Basilicata, presieduta dal governatore e commissario per l'emergenza idrica Vito Bardi, circa 500 manifestanti richiamati dal Comitato Acqua Pubblica hanno bloccato Viale Verrastro con striscioni e slogan chiesta trasparenza nella gestione dell'emergenza idrica. Tra loro associazioni Notriv, sindaci e consiglieri regionali di centro-sinistra. Una risposta sulla possibilità di ripristinare le sorgenti di rifreddo. Una risposta che pretendo mi venga data per iscritto, perché io devo dar conto ai miei cittadini che, come vede, qui sono numerosi. Essere arrivati a questo punto significa che questa era una crisi ampiamente annunciata e più volte sfiorata nel passato. Questo aggrava le responsabilità. Emersi timori sulla qualità dell'acqua del fiume in previsione dell'immissione in rete di 400 litri al secondo dal Camastrino, l'opera idraulica di sbarramento sul Basento, che insieme ai pozzi della Val d'Agri dovrà alimentare lo schema in sofferenza. Adesso ci dicono che l'unica soluzione è prelevare le acque del Basento, reflui civili industriali che escono dal depuratore per riportarli al potabilizzatore. Quello che stiamo chiedendo, se è l'unica soluzione possibile nell'immediato, e ce lo dimostrino, che si abbiano il massimo di garanzie per la salute dei cittadini. Al momento, parametri nella norma, ha detto ARPAB al termine dell'unità di crisi. L'acqua può essere trattata dall'impianto di Masseria Romaniello e quindi utilizzata per scopi potabili. Abbiamo fatto un prelievo la settimana passata, faremo un prelievo domani, faremo un prelievo lunedì. L'acquedotto Lucano farà un prelievo delle acque in entrata e in uscita dal potabilizzatore, quindi i cittadini dei 29 comuni avranno tutte le rassicurazioni in merito all'acqua che verrà utilizzata. E a Bari le forze di polizia si confrontano su temi della legalità e della sicurezza durante il convegno Secure City. Vediamo. Garantire la sicurezza è una sfida collettiva in cui anche i cittadini hanno la loro parte. Un lavoro di squadra che è stato al centro di Bari Secure City. L'appuntamento annuale è arrivato all'undicesima edizione in cui i dirigenti e comandanti di polizia locale e gli amministratori locali si sono confrontati sui temi della legalità e della sicurezza. Garantire la sicurezza oggi significa scommettere innanzitutto su incidere sulla consapevolezza dei cittadini di essere parte del sistema sicurezza. Non si può contare solo sulle forze di polizia o sulle istituzioni dello Stato o meno, bisogna innanzitutto lavorare sulle coscienze, quindi una consapevolezza del rispetto della legalità e del rispetto delle regole da parte dei cittadini è importantissimo. Su questo naturalmente le forze di polizia devono fare il loro lavoro. Gli italiani non si sentono sicuri. Eppure il nostro è uno dei paesi europei con meno crimini. Bari è una città sicura, nonostante, voglio dire, sui social spesso leggiamo di tutto e di più. Bari, ritengo, insomma, rispetto ad analoghe realtà anche in Italia ma anche all'estero, credo che sia una città abbastanza sicura. Un supporto indispensabile alle forze di polizia arriva dalla tecnologia. Durante il convegno sono state esposte le ultime novità del settore.
Le risorse umane sono sempre minori e quindi è necessario per il presidio del territorio avvalersi di tutto ciò che la tecnologia oggi mette a disposizione, a partire da impianti di videosorveglianza, ma possono essere anche quelli di controllo da remoto, delle ZTL, della velocità, un po' di tutte le attività che svolgono gli organi di polizia stradale sulle nostre strade. Settimana della moda in Puglia. Oggi pomeriggio si è tenuto un talk nella Camera di Commercio di Bari volto a tutelare i beni culturali delle aziende storiche. Vediamo. Continuano gli appuntamenti per la seconda edizione della Puglian Runway Experience. Nella settimana dedicata alla moda in Puglia si è tenuto un talk nella Camera di Commercio riguardante il momento culminante del censimento degli archivi del distretto tessile dalla Valle d'Itria a Martina Franca. Puglian Runway Experience, un intervento immaginato insieme a tanti altri soggetti del territorio che coniuga insieme vari strumenti di esposizione delle eccellenze della moda pugliese, sia sfilate che mostre statiche, insieme a una cura della connessione fra la tradizione del tessile pugliese e la bellezza del territorio. Durante il talk è stato presentato anche il libro della Sovrintendenza Archivistica, che mira a tutelare i beni culturali delle aziende storiche, oltre che a valorizzare il sapere artigianale e imprenditoriale del Made in Italy. Sono molto onorato, in rappresentanza del Ministero della Cultura, di presentare questo libro, che è il frutto di un censimento degli archivi delle imprese tessili di Martina Franca, della Valle d'Itria. È un progetto pilota che si aggancia a un progetto nazionale Archivi della Moda del Novecento e, con un finanziamento della Direzione Generale degli Archivi, permette di integrare la conoscenza della storia del settore tessile di Martina Franca, che è molto importante, tra il suo passato e il suo presente e il futuro. Il bilancio della seconda edizione della Puglian Runway Experience può già definirsi assolutamente positivo, con gli artigiani pugliesi che sono pronti a dare nuova linfa ad un settore della moda sempre più in crescita, captando anche l'attenzione di buyer internazionali. Il mercato della moda sta cambiando, ha bisogno di contenuti veri, autentici, nuovi, innovativi, e i designer pugliesi, i talenti pugliesi, le manifatture pugliesi stanno dimostrando di poter essere quel nuovo che serve. Svolta nei giorni scorsi un'esercitazione della Guardia Costiera di Gallipoli. L'obiettivo era quello di neutralizzare due bombe poste su una nave da crociera. Allarme bomba nel porto di Gallipoli sabato scorso, ma si è trattato solo di un'esercitazione della Guardia Costiera, eseguita in coordinamento con la Prefettura di Lecce sulla nave da crociera Amera, a bordo 700 passeggeri. Simulazione effettuata per verificare l'efficacia delle procedure operative previste per una simile emergenza. E dunque prima la telefonata anonima che segnala alla sala operativa della Guardia Costiera la presenza di una bomba a bordo, poi l'immediata sospensione delle operazioni portuali, quindi la ricerca dell'ordigno da parte dell'equipaggio. Al termine delle ricerche è simulata la scoperta di due bombe di fabbricazione artigianale, quindi l'immediata evacuazione della nave e l'intervento del nucleo artificieri dei carabinieri di stanza a Lecce, mentre tutte le altre forze di polizia si sono occupate della gestione dell'ordine pubblico, scortando le persone fuori dal porto. Le motovedette della Guardia Costiera e quelle della Guardia di Finanza hanno pattugliato la zona a rischio esplosione, interdicendo la navigazione. Il nucleo artificieri dei carabinieri è salito a bordo della nave, coadiuvato dal personale di security dell'equipaggio e, utilizzando le apparecchiature radiografiche, ha verificato i dispositivi sospetti rinvenuti a bordo, confermando la presenza di due pericolosi ordigni esplosivi. Uno speciale robot telecomandato ha prelevato gli ordigni, portandoli fuori dalla nave per il successivo brillamento controllato. Sul posto anche il personale del 118. Bonificata l'area, l'equipaggio e i passeggeri della Amera sono tornati a bordo e sono ricominciate le regolari operazioni portuali. Risultato: la reazione all'allarme bomba è stata efficace. Presentato il restauro di Ecce Bombo al Festival del Cinema Europeo in svolgimento in questi giorni a Lecce.
Quello di Eccebombo, pellicola ormai di culto firmata da Nanni Moretti sul finire degli anni 70, è stato giudicato il miglior restauro presentato alla 81esima mostra del cinema di Venezia. Oggi quel restauro è stato presentato al Festival del Cinema Europeo a Lecce. È sembrato quasi di ritrovare quegli amici che appunto non vedevo da anni, lo stesso Nanni che sì, ci eravamo sentiti ultimamente, però non ho più con lui un contatto così assiduo. Era come essersi lasciati veramente pochi giorni fa. Il film non soffre della pesantezza degli anni passati, è ancora fresco. È attualissimo e parla, vorrei dire, come disse mio figlio quando lo vide a 16 anni, parla di sentimenti veri. Ecco, una cosa che forse è un po' latita, no? Nei film e ai giorni nostri. Satira sulla generazione post-sessantottina condita da una venatura grottesca, a Venezia il film ha riscosso il favore delle giovani generazioni. Dopo tanti anni pensare di essere ancora così vivi, così come dire, percettibili, ancora come quasi come compagni di strada. Io penso che quei ragazzi che hanno assistito a quella proiezione, tutto sommato, non fossero tanto diversi da come eravamo noi. Eravamo sicuramente molto malinconici allora e anche spaventati del nostro futuro, che però abbiamo avuto il coraggio, tutto sommato, e la fortuna, insomma, di superare le nostre paure, di in qualche modo di aver trovato una strada. Traversa, che è stato anche il malandato Fabris in Compagni di scuola di Verdone e oggi è impegnato solo in teatro, ha ricordato però anche il divertimento sul set di Eccebombo. In Eccebombo c'era un passaggio alla professionalità, al professionismo, c'era una produzione dietro e quindi le responsabilità aumentavano. Però diciamo queste se le incollava, se le caricava quasi tutte Nanni Moretti. Sport, parliamo di taekwondo perché il 14enne barese Vito Antonacci ha conquistato la medaglia di bronzo agli europei cadetti di Tirana. Noi abbiamo intervistato il suo maestro Luigi Clementa. Conquistare una medaglia di bronzo nei campionati europei di taekwondo a soli 14 anni. A compiere questa grande impresa sportiva è stato l'atleta barese Vito Antonacci, che a Tirana ha dimostrato tutto il suo valore, rendendo orgoglioso il suo maestro Luigi Clemente, che segue Vito da quando aveva solamente 4 anni e che aveva notato sin da subito il grande potenziale del ragazzo. È nato già da piccolo questa capacità di emergere e voglia di vincere. Perché considerate che lui vuole vincere e quindi è molto importante questa, dal punto di vista del carattere, avere questa voglia di avere la meglio sull'avversario. La medaglia di bronzo è arrivata al termine di 4 combattimenti bellissimi e tiratissimi, con la semifinale persa per un solo punto contro l'atleta greco, che ha lasciato più di un rimpianto al giovane pugliese. Considerate che c'è stato un errore arbitrale che ha permesso a Greco di vincere poi 13-12, e considerate che Vito non ha avuto quella pausa, diciamo, tra un combattimento e l'altro che ha avuto Greco. E poi, diciamo, qualche errore, però vogliamo essere proprio cattivi, ha commesso qualche piccolo errore, ma era dovuto alla stanchezza. Però Vito è stato l'unico maschio atleta pugliese, italiano e chiaramente di Bari, che è riuscito a fare questo grande risultato. Non abbiamo da rimproverare niente, praticamente. L'atleta barese è stato celebrato da tutta la Federazione Italiana di Taekwondo, ma il bello deve ancora venire. Il sogno di Vito, infatti, è solo uno: conquistare una medaglia olimpica, proseguendo la grande tradizione che lega gli atleti pugliesi al Taekwondo. È un sogno che sicuramente Vito ha dentro, e considerate, cercherà di tutto, farà di tutto per come dire, arrivare a questo sogno. Ci sono riusciti due atleti di Mesagne, Carlo Molfetta e Vito Dell'Acqua, a vincere loro. Noi ci proveremo perché è il sogno di tutti. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.